Allora, ciao a tutte, io sono Sara, per chi non mi conosce ancora sono la responsabile creativa del gruppo Filomania e invece per chi già mi conosce, ciao, bentornate, spero che questo corso possa piacere a tutte. Uh, chiaramente ecco come ha detto Marco c'è la possibilità di fare dura, eh, delle domande durante il corso Tamara in questo caso qua mi aiuterà a um, rispondere e cos'altro niente direi che siamo pronti per partire so che tante di voi hanno già ricevuto la box e quindi probabilmente vorranno realizzare insieme eh, questo pannello eh, eventualmente eh, mh, chiedo a tutte la pazienza di eh, seguire proprio gli step in modo tale che siete in grado poi alla fine dell'ora di eh, chiuderlo e realizzare di avere il prodotto proprio finito, allora ehm, premessa in questo corso ehm, utilizzerò la squadra delle ince. So che tanti di voi non la conoscono ancora, ma è, è semplice, quindi, anziché utilizzare i centimetri, andremo a tagliare i tessuti con le ince. Uh, allora prendiamo magari una squadra un po' più piccola, quindi uh, cosa succede? Su questa, sulla squadra è divisa a sezioni, quindi uno è un inch, due, tre mh, e, si, e, e di seguito, la è mezza inch è, è segnata dal tratteggio, in automatico ci sarà il quarto di inch e infine l'ottavo. Noi qua uh, mh, Cosa posso dire? Andremo ad utilizzare, aspetta, che forse mi dicono che non si vede bene, ecco così. Mettiamo sotto un foglio bianco in modo tale che si riesca a leggere bene eh, il righello. Allora, di fatto noi andremo a lavorare solo con una misura, un'unica misura, che è il 2x2, 2 inch per 2 inch, perché alla base della tecnica del watercolor ci sta un tessuto, non tessuto, grigliato della misura del 2x2. Chiaramente questo, uh, questa misura è già compresa di margine di cucitura. Ricordiamo che il margine di cucitura che andrò a utilizzare è il quarto di inch o comunque il 6 mm. Anche in questo caso dovete accertarvi che eh, la vostra macchina eh, possa, eh, si possa spostare in pratica eh, l'altezza del, della distanza di cucitura che lo standard di solito è un 75, oppure consiglio di inserire un piedino con la misura fissa del quarto di inch. Detto questo direi che possiamo iniziare a tagliare e vedere come eh, si taglia. Allora... Prendiamo qualche tessuto, eccoli qua. Questa tecnica del watercolor, che non ricordo neanche se ho detto il nome o meno, si basa fondamentalmente sull'utilizzo sull di tanti tessuti eh, colorati, ma di fatto di fantasia floreale. Perché? Perché eh, in, queste stampe, in queste stampe ci sono un sacco di colori, quindi di fatto è come se voi eh, stesse disegnando un qualcosa, quindi un soggetto che a voi piace, eh, chiaramente anziché pitturare non si farà altro che andare a, a inserire eh, questi, di, questi pezzetti di tessuto tutti eh, già eh, colorati. Alla base di tutto bisogna identificare che cosa? La tonalità del, eh, del tessuto. Quindi si andrà a lavorare su, eh, con, un tessuto, con un tessuto scuro, eh, un tessuto scurissimo, un tessuto medio scuro e da lì si va a scendere medio, medio chiaro, chiaro e chiarissimo. Quindi il consiglio che vi do assolutamente cos'è? Se avete in casa dei tessuti con stampe fluoreali, Andate già a tagliarli e eh, teneteli in archivio per l'utilizzo di questa tecnica del watercolor. Eh, perché più ne avete, più eh, sicuramente il lavoro sarà ancora eh, più bello. Allora, cosa, come si taglia? Andiamo. magari un pezzo un po' più grande che almeno vi faccio vedere. Eccoci qua. Allora, allungo, apro il tessuto così cimose le unisco vado a pareggiare bene prendo la mia riga mi appoggio sulla piegatura del tessuto e seguitemi con il taglio guardate la mia mano come si sposta voilà e ho rifilato il tessuto lo giro e non farò altro che posizionare la squadra adesso la giro che almeno potete leggere anche voi 1 e 2 non farò altro che andare a tagliare strisce alte due ince se voi notate questo tessuto che sto tagliando che Sicuramente di fiore non c'è un granché, ma la cosa bella cos'è? Qui c'è eh, delle tonalità molto chiare, ci sono dei ciuffi di, eh, di fiore, tono su tono, ma anche qua eh, ho eh, la tonalità del chiarissimo chiaro e probabilmente un medio chiaro. Se addirittura io vado ad analizzare la striscia che ho tagliato e eh, di fatto adesso andrò a tagliare tanti quadrettini, andremo a vedere che saranno tutti completamente diversi. E questa è una cosa molto importante perché, perché in una striscia, quindi con un unico tessuto, riesco a rilevare più tonalità eh, di colore e in questa tecnica è molto importante. Quindi una volta che io ho tagliato la mia striscia, non farò altro che andare a tagliare a mia volta tanti quadrati, sempre da 2 per 2. Così mi sposto. Quindi la prima cosa da fare per questa tecnica è cercare dei tessuti fiorati. Tagliare delle strisce, delle strisce alte 2 inch per poi ritagliarle e eh, estrapolare dei quadrati da 2 per 2, così come sto facendo io. Adesso ho bisogno di finire il taglio in modo tale che posso farvi vedere un'altra tipologia di tessuto con all'interno più colori. Sicuramente tanti di voi avranno un archivio di tessuti <ride> importanti e non ho dubbi che questa tecnica per voi eh, piacerà. Ecco qua, sto iniziando già a suddividere, vedete, le tonalità di un tessuto. Un, di un unico taglio che ho fatto, guardate questo come è già più scuro, quindi stiamo lavorando delle tonalità chiare, mettiamola così, e suddivido il chiaro dal medio chiaro dello stesso tessuto. Voilà. Stessa cosa succede per altri tessuti. Sto già facendo la suddivisione, che almeno poi partiamo. Guardate anche questo. Guardate che bello che è. Anche qua cosa faccio? Non farò altro che fare la stessa cosa. Piego in due, rifilo bene il tessuto. Magari una stiratina non guasta mai. tolgo già la cimosa e vado a tagliare e qua taglio più strisce proprio perché una volta che l'ho divisa vedete come vado a tagliare il colore quindi il fiore per poi mescolarlo con altri tessuti se ci fosse qualcosa che non, non è chiaro mi raccomando fermatevi pure allora casa, che tutto ottimo che, quindi, possiamo ottimo guardate Queste strisce. Vedete, qui lavoriamo sicuramente con un chiaro, qui chiaro, medio. Questo potrebbe essere anche un medio scuro. Probabilmente, quando mi troverò ad aprire il tessuto qua, andrò a rilevare un, uno, un medio, direi un medio. Eccoci qua. Quindi, devo tagliare anche queste. Non faccio altro che sormontare una striscia sopra l'altra così raddrizzo bene quindi vado a rifilare anche in questo caso il lato destro per poi girare così se state utilizzando la lama del 45 questo spessore non ha problemi se invece avete una rotella del 28 allora magari tagliatene due alla volta non tre che fate altrimenti fate un attimino un po' più fatica di me. Invece con la 45 potete fare tranquillamente più strati, proprio per velocizzare anche il lavoro. Allora, direi che per il momento queste le mettiamo un attimo in parte, queste mi serviranno. Anche qua, vediamo cosa possiamo... Questi addirittura non sono chiari, ma rientrerà questa tinta unita nel chiarissimo. Da qua inizia invece, guardate, iniziamo proprio a suddividere il fiore che abbiamo tagliato. Così, questo farà parte ancora dello scuro, questo qua, così. Direi che eh, possiamo partire, man mano inizierò a tagliare altri colori perché dovranno eh, mescolarsi tra di loro. Quindi prendiamo op, così tutte le mie striscette che mi sono portata direi sicuramente questo è uno scuro quindi è importante identificare l'intensità del colore noi andremo a realizzare un cuore. Chi ha comprato la box all'interno ha anche lo schema. Per chi invece sta seguendo il corso, seguirà chiaramente la posizione dei colori che andremo a eh, estrapolare. Allora, volevo. Eh, allora, volevo farvi vedere anche questo, lo posizioniamo qua, che di regola guardate quanti colori ho via, perché man mano ho dei tessuti, non faccio altro che tagliarli e eh, raccolgo veramente un sacco di nuance, che nel momento in cui io voglio realizzare un progetto posso mescolare e decidere se lavorare con il rosa, eh, con i gialli, con i rossi e quant'altro. Quindi, anche per voi, quello che vi consiglio è proprio di trovarvi una scatola, anche delle scarpe e mettervi via dei, mh, questi pezzi di tessuto colorati, quindi stampe fiorate. Perché sicuramente vi verranno buoni. Quindi, se avete anche dei, degli scarti che siano proprio eh, piccoli, non buttateli. Perché in questo contesto vi può veramente venire buono. Voilà. Sì. Antonella dice un grande lavoro di preparazione. Esatto, esattamente. Alla base di tutto eh, direi che per il watercolor sta veramente la preparazione: preparazione del tessuto, scelta del colore che è importante eh, e niente di più. E sicuramente la pazienza. Nello step successivo, che eh, quale è? Mm, bisogna preparare tanti, tanti, tanti quadretti, posizionarli per estrapolare il disegno, che in questo caso qua è il cuore che vogliamo far uscire. E, e niente di più. Detto questo, passiamo allo step successivo. Io, man mano man mano inizierò eh, eh, a tagliare i, i tessuti nel senso che è inutile che sto adesso a tagliare tanti colori perché eh, lo creo insieme a voi allora qui ce ne sono un po' dovrò suddividerli ma strada facendo lo facciamo faccio un po' di spazio perché voi ormai mi conoscete io sono un po' in casinista di mio allora tante di voi mi conoscono e chi non mi conosce Inizia a conoscermi. <ride> Eccoci qua, quanti che ne abbiamo. Addirittura Maria dice dalla serie Metti da parte che trovi. Quindi è proprio tutto un Mettere da parte, giusto? Assolutamente sì. Ecco, eh, se avete anche dei tessuti a strisce, così, eh, anche questi vi vanno bene. Sicuramente la fascia nera verrà scartata, ma questo è sicuramente un bel. Uh, un bel legante proprio perché in questa fascia c'è all'interno un sacco di colori. Da qui io posso addirittura decidere se dare prevalenza al giallo piuttosto che all'arancio o al verde, proprio perché già all'interno di questa stampa ci sono più colori, quindi è importante. Non scartatelo perché dite ma cosa me ne faccio di una fascia, perché dalla fascia invece realizzate un sacco di cose bellissime. Ok, allora dividiamo. Step successivo, prendiamo il quilt fuse. Così. E così. Allora. Come accennavo prima, alla base di tutto ci sta questo tessuto non tessuto. Come vedete è grigliato. Larghezza quindi del quadretto è il nostro famoso 2 inch per 2 inch, e come potete notare, all'interno ci sta proprio il quadrettino tagliato. Allora prendo lo schema, lo schema che andremo a realizzare. Eh, anche qua, mm, ho voluto un po' aiutare e quindi disegnare all'interno un po' di colori. Eh, chiaramente il, il watercolor più, più, più si mescolano all'interno i colori, più bello è. Io ho proprio delimitato volutamente, ad esempio notate il giallo, poi il rosa e così via, proprio per farvi capire come devono essere posizionati i eh, quadrati per estrapolare il disegno, ma di fatto voi potete anche evitare di farlo, chiaramente cosa succede? Eh, di solito si utilizzano dei quadretti li vado a colorare come? Eh, con eh, chiaramente eh, i colori chiari, medi e scuri Uh, di solito io disegno proprio con la matita, parto con un nero, poi viaggio con il grigio e da lì sfumo fino a lasciare delle celle in pratica bianche. In quel caso lì vuol dire che dovrò iniziare ad utilizzare dei tessuti molto molto chiari. Eh, nulla, detto questo, dovrò andare a contare. Devo andare a contare i quadretti che è composto il mio cuore e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Quindi dovrò ritagliare dal quilt fuse un, eh, una base da 17 quadretti per 17. Tagliamo. Così. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, questo, così, quindi vado e taglio proprio sopra alla linea tratteggiata,

togliere e devo avere il quadrato d'inizio perfetto del 2x2 in questo caso qua penso che era un 2 e mezzo quindi Sara tagli esattamente proprio sopra ah. il tratteggio a filo esatto, esatto ok spero di aver contato giusto se no faremo un cuore diverso. <ride> Questa base di tessuto non tessuto vi può servire anche per altri lavori patchwork, nonostante nasca per il watercolor. Ok. Così direi che posso togliere anche questo piano di lavoro che non mi serve più allora eccoci qua il nostro quadrato controllo 7 perfetto 17 per 17 allora su un lato che è quello che è molto visibile, è tutto tratteggio, ehm, il fuso è liscio. Dall'altra parte invece che giriamo perché dovremo andare a eh, lavorare su questo lato è ruvido. È ruvido perché? Perché c'è colla. Non so se si riesce a vedere bene, adesso lo posiziono magari sotto, messo proprio il bianco in modo tale che si possa... Inquadrare, però ecco l'importante che il ruvido del tessuto sia rivolto verso di voi. Perché? Perché su questo lato andremo ad appoggiare, a creare il nostro cuore. Dopodiché dovremo uh, stirarlo e quindi se io erroneamente vado a posizionare al contrario i quadretti, è tutto da rifare da capo. Quindi accertatevi di aver preso in mano sul lato giusto il quilt fuse. Ecco Sara. Um, Patrizia chiede per quali lavori può servire quindi sul fuse se non ho, oltre al watercolor, la tecnica. allora per qualsiasi lavoro di patchwork che vuoi mh, lavorare un 9 patch un four patch dove se non sei in grado di fare eh, di realizzarlo con la tecnica strisce ti consiglio vivamente di poter attaccare tranquillamente i quadretti qua ma non solo non solo perché allora io all'interno della box ho ho anche inserito questo disegno, vediamo se si vede perfetto. Questo disegno, questo qua è un disegno di uno schema a punto croce. Eh, se voi vedete ci sono tanti quadretti, quindi cosa vuol dire? Che su questo lato qua andrò a eh, inserire tessuti molto chiari, chiarissimi. Per poi, anziché fare il cambio del muline per avere queste sfumature, io non farò altro invece che cambiare completamente la tonalità eh, di tessuto in modo tale da far uscire questo bocciolo di rosa ed è molto bello. Quindi, per esempio, se tanti di voi hanno a casa degli schemi a punto croce, sicuramente realizzerete eh, un sacco di cose molto belle con alla base questo tessuto. Chiaramente eh, dovete ricordarvi che un quadretto, un quadretto corrisponde a 2 inch, quindi fate bene la somma e moltiplicatela eh, per 2,54 cm perché in modo tale sapete anche la misura del progetto finito. Eh, L'altra cosa che consiglio quando andate a estrapolare: ehm, degli schemi anche da punto croce, eh, ricordatevi di sezionare il lavoro in modo tale che quando cucirete tutti i pezzetti di tessuto, andate a cucire con un piccolo pezzo. Quindi cosa vuol dire? Se questa rosa, ad esempio, finita, esce due metri, conviene dividerla in quattro pezzi in modo tale da eh, cucire un metro per un metro, che sarà sicuramente meno difficoltoso che andare a cucire una striscia lunga due metri per due metri. Non so se... Um, mi sono spiegata, penso di sì, comunque. Allora, se sì, poi se ci sono ulteriori chiarimenti, hai bisogno, Patrizia. Puoi comunque scrivere nella chat. Nel okay. frattempo, Sara sì. eh, Sabrina chiedeva: scusa, parli di una box dove possiamo vederla ed eventualmente acquistarla. Allora, la box la trovate sul nostro sito www.filomania.it eh, nel reparto delle box e ehm, c'è proprio, se non ricordo male, box watercolor. Sì, esatto. All'interno ci sono un sacco di tessuti, proprio tutti colorati, eh, dove ti puoi sbizzarrire. Chiaramente, se a casa tu ne hai altri, mischiali perché più colore dai e sicuramente più il tuo. Um, il tuo progetto mh, sarà una cosa sicuramente meravigliosa. È un conto lavorare con 5-6 colori, è un conto lavorarne con 10-20. È chiaro che il progetto è completamente diverso, quindi è importante questa parte qua. Eh. Riprendiamo il nostro schema. Anche qua io vado a dividerlo. Quindi siamo partiti da 17 quadretti. Vado a trovare il centrale. Il centrale, quindi eh, 17 sono 8 e 8 16. Quindi al nono è il punto centrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi mi aiuto con gli spilli. Mi aiuto con gli spilli. Se avete anche gli spilli numerati, utilizzateli. Che in modo tale male non vi fa. Se ne ho un altro, magari lo mettiamo in cima. Non ho due nove, no, troppa grazia trovarne. Oh, guarda qua. Quindi, voilà. questo mi delimita completamente il mio centro. Stessa cosa, potrei farlo di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come vedete, sto sezionando anche in questo caso il disegno quindi sono partita dal centro sono arrivata al centro e ritorno è il mio quarto sto lavorando con il quarto quindi questo potrebbe essere un aiuto per voi da lì come posso iniziare a sta voi sta voi in base ai colori che avete deciso di utilizzare e iniziare a posizionarli quindi eh, sicuramente sicuramente parto con un chiaro un chiaro noi l'avevamo già tagliati prima ho già fatto caos dove sono i miei quadretti li ho sepolti quindi li vado a recuperare mi posiziono qua ok centrale faccio così mi metto sempre lo spillo solo come riferimento eh, che è un punto centrale e mh, nulla di più, allora andiamo a prendere allora, altri colori. Nel frattempo, Sara, eh, la colla è al rovescio della stampa esatto, esattamente. Allora, eh, rigiro così sì. in modo tale che si vede bene. Questa è la parte liscia, quindi al momento in cui voi mh, lo prendete in mano toccate, c'è cioè una parte proprio liscia e il tratteggio è completamente visibile. Lo girate e da questo lato la mano toccherà una parte ruvida, è ruvida perché c'è colla. Quindi il rovescio del tessuto deve essere posizionato sul ruvido del tessuto eh, quadrettato. Ah, io adesso porto, provo a mettere giù qualche colorino. Ok, nel frattempo che inizia a posizionare, mm -hmm. mi chiedono: allora la telina resta però incorporata nell'eventuale quilt? Assolutamente sì. Non resta sì. troppo spesso? No, assolutamente è super sottile perché è sottilissima quindi non, non c'è nessun tipo di problema e sì questa andrà completamente oltre che stirata anche cucita quindi non la toglierete più resta, resta assolutamente inserita così allora in questo punto io ho un miscuglio di ho un miscuglio di colori spero di mi diranno come stai facendo, come abbini, come. Oh, questo è bruttissimo. Vabbè, lo posiziono. Sto cercando di trovare una logica di partenza, guardando sempre il mio schema. Quindi ho individuato la parte centrale, ho messo come primo punto il mio punto chiaro, e da qua il giallo che è segnato sullo schema lo sto facendo diventare verde. Qui andiamo nei grigi, grigi rosati, però è una parte che si sta scurendo, quindi dovrò appoggiare degli scuri. E da qua con rosa, probabilmente vado a eh, schiarire. Vado a schiarire e poi vedremo come. Direi che. Allora, eh, Laura può andare. Per vedere meglio i quadretti, mettere sotto un foglio bianco. Sì, io allora. infatti ho appoggiato, come vedete, c'è il tessuto bianco sotto, sicuramente. Eh, se io lasciavo eh, il piano verde, i quadretti non si riuscivano più a vedere, quindi anche per voi eh, chiaramente eh, il piano deve essere bianco. Ecco, una cosa che ho messo da dire è molto importante, questo piano che voi vedete sotto la mia teletta bianca, è un piano da stiro, nel senso che ho messo imbotti, un'imbottitura in modo tale che io da qua, quando ho deciso eh, che il lavoro per me è ultimato, andrò direttamente a stirare qua sopra. Quindi anche voi eh, potete tranquillamente stirare anche su un tavolo una spugna bianca, l'importante è che sia bianca e non colorata. E, e poi eh, che il lavoro non venga più mosso, altrimenti vi si spostano tutte le caselle e dovrete partire da capo. Quindi, 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 guardate qua come sto mescolando bene i colori, tenendo presente che il mio verde lo sto facendo diventare giallo, ok? Cioè meglio, il giallo dello schema l'ho fatto diventare verde. Allora, poi abbiamo Maria. Qui sì. devi avere una certa creatività e metodo. Un consiglio per non sbagliare? Allora, eh, dividere i colori come, face come stavo facendo all'inizio. Quindi eh, prendi, prendi assolutamente dei pezzi di tessuto, inizia a tagliare le strisce, ok? e da lì sezioni completamente i quadrati. Se tu guardi anche questo eh, tessuto come quello che ho tagliato, quindi questo qua, guarda quante macchie di colore hai e in più hai dei medi scuri e dei chiari, quindi addirittura in una striscia riesci a stare nella stessa tonalità di colore, ok? Ma cambiando l'intensità di colore, perché quindi L'importante è tonalità e intensità del colore, chiaro? Potete anche decidere di, non so, voglio fare un cuore freddo, quindi di blu, grigi e rosa, anche lì allora andate a estrapolare eh, i tessuti mh, con stampe floreale che avete a casa, quindi con grigi, argenti, <coughs> dei blu, dei rosa e iniziate a mescolare. Voi dovete pensare di essere di avere delle tempere e con le tempere andate a mischiare proprio i colori, quindi il rosso col bianco diventa eh, un rosa, il rosso col giallo diventa un arancio. La stessa cosa dovete fare proprio col tessuto e vediamo poi anche quando io posiziono questi quadrati come eh, giro il tessuto do più colore o meno sul lato, quindi questa è l'altra parte importante da fare e adesso la vediamo. Proseguo. Allora, qua qua. Allora, io ho messo il verde verde, ne abbiamo in giro un giro di tutto e di più. Ok. Allora, verde, verde, verde e là non ho il verde. Tagliamo. Tagliamo allora, rotella, righello. Quindi anche lì eh, consiglio di avere sempre un, uh, un piano da taglio in modo tale che man mano volete cambiare il colore, eh, possiate direttamente eh, tagliare e inserire il colore più, più giusto. Ecco così, se non sbaglio anche la misura. Allora, qui tagliamo. Allora, qui sì, diciamo si, quindi, si vede lo schema? Sì, sì, ma diciamo quindi che la tua bellissima scatolina che hai mostrato prima con tutti i nostri quadrettini tagliati è sempre molto utile proprio perché ti accorgi se ti manca il verde piuttosto, se ti manca Assolutamente, hai tutto sì. sotto controllo per quanto riguarda le sfumature di colore, giusto? Sì. Esattamente, allora, questo è quello che siamo andati a tagliare all'inizio. Quindi vado a schiarire il verde e potevo anche volendo utilizzare in questo caso qua una nuance sul verdino sempre molto chiaro in modo tale che do luce a questo e invece ho voluto fare un contrasto di colore. Questo direi di no. Ho bisogno di un, un tessuto più chiaro e vado invece a lavorare su... Ne abbiamo tagliati prima, eh? eccoli qua. Guardate questo inserito in questo contesto come suona meglio, guardate che bello. Da qua direi che andiamo a inserirne un altro. Così, direi di sì. Beh, è quasi un, un gioco, un, una fase, sì. sei in fase di rilassamento mentre. Assembli poi tutti i colori perché, comunque, lo prendi, la sposti, sposti sembra tipo giocare a scacchi quasi. <ride> più più <ride> in o meno il colore, sì. no. Cosa dicono le nostre amiche? Allora, il bello di questo lavoro è la scelta, vedi, che si può fare. È sì. proprio vero perché adesso mentre stavi spiegando e guardavi, toglievi, mettevi il bello forse è anche proprio quello assolutamente sì è molto importante quello perché riesci a vedi guarda ad esempio questo come è molto scuro scura, ma se io guarda come cambio la tonalità è il tessuto lo stesso eh, però sto girando completamente eh, il quadrato proprio perché voglio dare Luce sul rosso e probabilmente gli aranci, che direi di inserirli perché sono molto molto belli. Allora, aspetta, che tu scegli gli altri colori. Chiedeva comunque sì. consigli di utilizzare stoffe floreali non a tinta unita di diversa no. gradazione, giusto? No, assolutamente, giusto, il watercolor perché... nasce eh. proprio con le stampe floreali, quindi tessuti completamente fiorati, grandi piccoli, non importa, eh, chiaramente se sono piccoli nel suo contesto ti eh, possono fuoriuscire anche altri colori perché anche se io utilizzo questo tessuto, guardate qua che è un bellissimo fiore, però guardate quanti colori eh, ci sono. Quindi potrebbe essere questa la striscia principale, dopodiché cosa si fa? Non fai altro che andare ad abbinare okay, altri tessuti sempre floreali che richiamano questi colori che ci sono all'interno, proprio perché poi li puoi mischiare. Allora, Antonella eh, molto simpaticamente dice passeremo quindi i prossimi giorni a ritagliare i quadretti, brava! <ride> Tutti i tessuti che abbiamo a casa, che non sappiamo cosa fare, floreali, soprattutto avanzi di lavori che non sappiamo poi come assolutamente fare, assolutamente sì! recuperarli, Sara con il corso di Watercolor vi insegna anche a riciclare. Assolutamente sì, Detto anzi... Questo, sì, sì, scusami, sì, vai, vai, scusami. Vai. ricordatevi appunto che quando andate a acquistare dei tessuti, comprate quel 10 cm in più oppure comprate. cioè, Esempio, se entrate nel negozio a comprare il tinta unita bianco piuttosto che un fondo per un quilt, e vedete che hanno dei tessuti interessanti a fiori, comprate anche solamente 10 cm eh, di uno scuro, di un chiaro, di un medio, sempre floreale, e portatelo a casa perché sicuramente vi viene buono. Esatto, poi aspetta che stanno arrivando una serie di domande. Raffaella, questo tessuto bianco non stirato offre già una certa resistenza alla stoffa. Immagino una finestra aperta e un vento improvviso, giusto per sapere se chiudere la finestra. <ride> allora. Ehm... Chiaramente questo tessuto qua, come ho detto prima, resta attaccato e dà la consistenza. Chiaramente dovrà essere per forza di cosa foderato, quindi non si può utilizzare il pannello. Ehm, Così, perché? Eh, perché i pezzetti comunque non sono cuciti e di conseguenza a lavaggio poi staccherebbero, bisogna quindi poi fissarli a macchina in automatico. Sul retro ci sono tutte le cuciture che vanno nascoste, se uno non vuole renderlo pesante può evitare sicuramente eh, l'imbottitura oppure potrebbe optare la soluzione... Ehm, per l'utilizzo della special fin, che è proprio un'imbottitura molto, molto trasparente, io di solito la utilizzo per fare dei centri tavola ma molto, molto leggeri, e anche in questo caso, se tu vuoi fare un bel pannello da appendere sulla porta, sulla finestra o meno, puoi optare sulla soluzione di o solo fodera, oppure utilizzare anche la special fin, nel momento in cui tu decidi di trapuntare questo pannello. Perché se decidi di trapuntarlo, sicuramente l'imbottitura ti aiuta mh, a migliorare anche la quiltatura. Io nel mentre proseguo. seguo, io intanto leggo. Mariana e poi Antonella, messe, fatta fatto in un altro modo la domanda, ma più o meno sono le uguali. I batik non sarebbero indicati, quindi o meglio Antonella i tessuti devono avere tutti la stessa consistenza vero allora ni, nel senso che anche io in questo contesto sto utilizzando ad esempio questo è un tessuto cambridge quindi molto leggero da un tessuto Kona, quindi un po più eh, sostenuto eh, chiaramente il batic Mm, il Batik va bene, l'importante è che le stampe di Batik che tu vai a utilizzarmi sono floreali oppure abbiano, eh, come posso dire, delle sfumature perché volendo potresti utilizzare anche tessuti solo sfumati eh, nel, e le inseris, le, dovresti inserire scusate, in un contesto di sfondo e allora quello ci sta perché è tutto all'esterno e fuori esce proprio il soggetto che tu vuoi realizzare, in questo caso il nostro cuore, possiamo fare tutto il colore al centro esterno. Tutto sfumato, quindi potremmo utilizzare anche i batik, problemi non ci sono. Io sono sempre dell'idea che il lavoro, se specialmente si utilizza un batik, uso solo batik, non lo vado mai 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 a eh, unire a un cotone normale. Nel momento in cui io sto utilizzando questa tipologia qua di cotoni, chiaramente sono tutti americani e intendo precisarlo proprio perché per un, con un lavoro del genere sono sicura che problemi non me ne danno perché non stingono e non restingono, quindi importante anche quello e ricordarsi che il tessuto americano va lavato ad acqua, quindi no assolutamente no lavaggio a secco, perché tante di voi fanno l'errore di fare i quilt portarli in lavanderia e farli lavare a secco e si rovinano, quindi apri e chiudi la parentesi, proseguiamo <ride> sì, allora proseguiamo intanto perché arrivano le domande giustamente del post assemblamento quadrettini o li chiamo, metto Buon pomeriggio a tutti. Questa è Ingrid. Ciao Ingrid. In che modo verranno cuciti tutti i quadretti? Okay. Oppure Mariana. Ah, ciao Mariana, ho capito adesso perché mi ha scritto anche ciao Tamara, quindi è una nostra amica che ci segue ormai da anni. Le cuciture si stirano tutte da una parte o aperte? Assolutamente aperte non possono essere. E lo vedrai anche il perché perché non ci sono non è possibile aprirle quindi andranno sempre eh, in un verso assolutamente sì eh, cos'altro nulla messo ecco poi, no, poi oh, mi hanno chiesto prima non so se le, ah, sono riusciti a leggerlo nel mio commento avevano chiesto mh, della box mm -hmm. dove la possono trovare allora io ho messo nei commenti il link che porta alla box diretta del Water Kit Water color iniziale quindi spero che chi ha fatto la domanda, magari eh, riesca a trovarlo o magari lo riprovo a riscrivere, ok, allora adesso volevo piazzare ancora due, vediamo come va. Vanno stirate. Ecco, non avete, eh, non dovete avere fretta di finire questo lavoro. Perché? Perché? Perché di sì. Perché assolutamente. Vi trovate in una posizione di cambio continuo dei pezzetti di tessuto. E tante volte io cosa faccio? Avete visto che ho messo eh, questa parte molto chiara che distingue il contraddistingue il verde da questa parte molto floreale sul rosa. Ciò cioè non toglie che se io voglio e dico non mi piace, guardate cosa bisogna fare, non bisogna togliere, ma bisogna semplicemente. Appoggiare sopra perché in modo tale riusciate a capire se effettivamente stava meglio con la tonalità del verde piuttosto che l'inserimento di questo nuovo colore. È chiaro anche questo? Guardate che bello! Sì, riuscite. Eh? non hanno fatto domande quindi per adesso penso a parte quelle a cui abbiamo già risposto okay. sia tutto ben chiaro anche da ottimo vedere. allora se fosse così possiamo poi procedere esatto esatto allora levo questi che ho appena appoggiato altrimenti facciamo un po di step successivo cos'è chiaramente qua finito non è ma si va in pratica allo stiraggio prima di stirare. Quindi deve essere completamente eh, terminato tutto il lavoro. Poi andiamo a prendere l'altro che ho già montato. Ok, eh, come si fa a stirare? Devo cercare. Di, eh, con le mani eh, mh, di distanziare i quadretti che si possono eh, sormontare uno con l'altro, eh, come vi ho spiegato prima. Ehm, giustamente tagliando più strisce e ho sormontato uno con l'altra chiaramente può essere che il quadrato non è perfettamente quadrato quindi magari anziché 2x2 due 2 due, due un ottavo due qualcosa in più eventualmente se vedete che il tessuto sormonta uno con l'altro non faccio altro che prenderlo e lo vado a rifilare e poi lo appoggio quando io decido di Dire perfetto, il mio cuore è uscito, lo voglio così e sono sicura di non spostarlo più. Non farò altro che prendere il ferro da stiro. Sconsiglio vivamente di stirare come si stira solitamente, ma tamponare. Adesso magari lo lasciamo un attimino riscaldare, ma di tamponare così e con le mani cerco di controllare bene che le mie, i miei quadratini non si spostino. Voilà. Chiaramente quando ho stirato, ho stirato. Uh, e adesso vediamo se, uh, come fare se devo levare un quadrato già stirato. Ci sono un po' di problemi, però non è impossibile e vi darò due opzioni. Quindi direi Tamara che io sposto un secondo questo lavoro perché se loro non hanno nulla da chiedermi vado già sullo step successivo. Ah eh? sì, penso che sia tutto chiaro. Tutto chiaro? Quindi, Ok, possiamo allora. procedere. Questo, questo. Perché ormai ci siamo, adesso siamo verso gli step finali, diciamo Sara, no? Sì, direi di sì. Perché l'importanza comunque di questo corso è tutta la parte prima della scelta del colore. Assolutamente. Eccoci qua. Bene, chiaro. Antonella, chiarissimo. Perfetto. Ottimo, grazie. Allora, e voilà. Voilà, voilà. Allora, adesso cerco di centrarlo, almeno lo vedete tutto, tutti. Cosa ne pensate? Così. Questo chiaramente l'ho già stirato, però, però potevo, potevo inserire probabilmente, ancora degli aranci degli scuri quindi chiudere completamente il cuore colorato invece ho voluto dare un tocco di chiaro boh non lo so cosa ne dite cambiamo lasciamo non sono convinta di questa scelta centrale che ho fatto vediamo un po se. però vediamo se qualche molto bello stupendo bellissimo capolavoro guardate Guardate perché? Perché io l'ho fatto e oggi, che lo sto rivedendo chiaramente, non è ancora cucito. Eh, sto riposizionando altri colori, quindi lo andrei a chiudere. Chiaramente lo vado a chiudere con cosa? Con degli medi scuri che in questo caso prevalgono sull'arancio. Quindi lo scuro ho lasciato comunque questi neri con i rossi, i blu con il rosso e il giallo che quindi poi si collega all'arancio ma volendo potrei tranquillamente, guardate, coprirlo totalmente chiaramente mescolando i vari colori dei gialli, degli aranci e così via ti chiedono, fai vedere anche una prova con altri colori quindi in questo caso dovrei staccare quelli già stirati? Esattamente, se io voglio coprire, vedete, qui ci sono queste tonalità chiare, devo pian pianino e fare proprio piano piano, perché? Perché ormai è stirata e quindi si potrebbe strappare la teletta che c'è sotto, quindi è importante fare no. veramente, Aspetta, veramente... vediamo se riusciamo a fare uno zoom, che così lo... Ottimo! se okay. riuscisse, ecco Perfetto, così. così quindi questa è la base che io sto cercando Perfetto. ma piano, piano, piano ok, così rimetto al centro se decido questo ma questo già mm, non mi piace lo ricambio così direi che questo già è meglio vedete? e da qua riparto con il ferro e ci vado sopra in modo tale che lo fisso quindi sono un po' titubante se lasciare o no il bianco. Cosa ne pensate? Cambiamo o lasciamo? Allora, qui abbiamo Pierina, molto bello. Maria, sì, lo preferisco così come stai facendo adesso. Okay. Uh, Debora, ma sai che hai ragione: chiuso col colore è ancora più bello. Ottimo. E in più, l'ultima domanda che è arrivata giusto adesso di Antonella. Ma la colla non va via, in questo caso ti abbiamo fatto vedere, di aver staccato un corretto? Allora, ecco, assolutamente sì, nel senso che bisogna fare piano piano piano. Eh, bisogna fare piano 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 proprio per non, farsi, eh, per non far stappare la teletta, e chiaramente adesso che io andrò a stirare questa tipologia, vedete come sto facendo fatica. Così ci sarà pochissima colla, eventualmente vi potete eh, aiutare con della colla stick, con della colla stick dove vi resta posizionato il, eh, il quadrato e voi potete tranquillamente andare a eh, ricucirlo. O alternativa, se vedete che non riuscite assolutamente a staccare, allora glielo lasciate sotto. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo fare questo lavoro. Prendo il tessuto, devo andare a cambiare questo o questo, magari glielo lascio. Uh, ho bisogno di un altro colore perché se no stona. E eh, adesso che mi avete fatto... Il cambio adesso impazzisco. Eh? Sì, tra l'altro stanno arrivando. Mi piace più il bianco. Ah, cambiamo, ah, cambiamo. Poi eh, vabbè, Mariana era entrata tardi. Eh, chiede come si chiama questa teletta. Si chiama Quilt Fuse. Infuse. Poi Ingrid. Cambiamo, bellissimo comunque. Marta, scritto in spagnolo, io non so proprio lo spagnolo, so bene l'inglese. Forse, <ride> se traduco bene, gli piace di più, il chiaro. aiutatemi, traducete. E poi Claudia De Martino, Sara, ti distingui sempre. Raffinatezza, bravura, sono le tue armi, vincenti. Eh, grazie, grazie, grazie. Questo è un super, super complimento. complimento. Grazie mille. Claudia. Grazie infinite. Posso aiutarvi io con lo spagnolo? Sì, grazie Marco. <ride> Mejor claro da mucha luce. Poi abbiamo altre sì, traduzioni. Che immagino sia una bello luce. che dà molto luce. Sabrina è uno splendore. Forse Tamara non ha sentito Marco. Marco ci ha fatto la traduzione ah. in spagnolo. Ah, no, non l'ho sentito perché non ho. <ride> che dice appunto che dà molta luce. Ah, ok, grazie Marco ringrazia marco da parte nostra <ride> la nostra amica spagnola e poi abbiamo mirella con il bianco si vedeva di più il cuore ah, quindi adesso mi fate smontare il cuore ditemi marcella, un po <ride> marcella bello in entrambi i modi ma chiaro mi sembra più raffinato io a questo punto direi che vogliamo allora, poi ricevere così, i posti così. anche i lavori, perché il bello proprio di questa tecnica, Sara, è ognuno sceglie i propri colori, le proprie tonalità. Assolutamente sì. Allora, guardate qua, questo no, questo era giusto, era così quello che ho cambiato questo, questo rimettiamo subito a suo posto. Qui c'è un altro chiaro. Sì, che avevo staccato appena appena lo rimettiamo subito a posto. Eh? Se dite che è più bello e raffinato il chiaro, io vi accontento subito. Chiaro che sì. Ma visto che Marco è in diretta, cosa ne pensi, Marco? Preferisci il chiaro o lo scuro? Sentiamo il parere di un uomo: eccoci non qua, Marco non c'è. Scusatemi, avevo il microfono spento. <ride> e stavo dicendo che preferisco il chiaro, anche se non mi sento all'altezza delle vostre competenze estetiche. Essendo uomo, lascio a voi l'ultima parola. <ride> ok, chiaro sia, sì, perché ormai ho staccato e a questo punto qua fissiamo definitivamente la parte chiara per poi andare a cucire. Eccoci qua. Così, quindi ferro chiaramente eh, temperatura medio alta, ricordatevi attenzione, bene che i eh, quadrati non si sormontino l'uno con l'altro. Aiutatevi bene con le mani, così direi che spengo magari un secondo il ferro. Mettiamo. Allora, intanto mi scrive anche Patrizia i colori nei quadranti. Devono essere speculari ed uguali. No, no, allora, io qua ehm, ve l'ho fatto speculare proprio perché in modo, in modo tale possiate capire al 100% come si può fare. Nella box, infatti, voi andate a eh, trovare quest, anche questo schema. Così. E se eh, notate, è solo disegnato quindi eh, su chiari, scuri e quant'altro. È molto bello da creare completamente con così, come questa parte centrale, senza bisogno di avere per forza di cosa il nero. Poteva essere già anche quale inserimento ancora di un verdone, di un blu. Proprio che va a mischiarsi con quello che c'è all'interno, senza bisogno per forza di essere speculare. Allora lo puoi fare, magari anche solo un giro, quindi il verde ci può stare il o il nero ci può stare e basta. Poi cerca di mischiare e di sfumare il più possibile perché è così. Mm, più sfumi, più bello è il disegno, sicuramente. Allora, qui abbiamo perso un pezzo. Tra l'altro, lo inseriamo. Eh, Antonella dice: Mi sembra che hai un rosso di troppo nel centro del cuore. Ah, può essere? Vediamo, provo vediamo. Può andare dal video, che magari riesce a vedere. Esatto, meglio. sì, io sto cercando di centrarlo <ride> anch'io Le nostre corsiste sono allora. molto attenti. Eh sì, allora vediamo il rosso al centro, c'è troppo rosso al centro, ho messo un rosso in più, rosso può essere? Più. Perché ho spostato, ho spostato. Mm, vabbè, non riesco in questo momento a eh, catturarlo dove è, potrebbe essere questo. Eh sì, grazie mille, l'ho trovato. Hai proprio ragione. Chi è la nostra amica che la dobbiamo ringraziare? Allora, Antonella. Antonella, grazie infinite perché cosa succede? Se, se va cucito, poi scucire è un po' un problema. O meglio, più che problema, è un lavoro che a nessuno piace fare. Poi vedo che uh, dove troviamo lo schema, eh, lo trovi sulla, sul sito Filomania, nella sezione Box Creativa. Trovi proprio il kit watercolor iniziale, lì trovi proprio sia i tessuti che eh, anche il modello. Mi chiedono poi che dimensione ha questo progetto finito. Eh, non me lo ricordo perché eh, ho prestato il pannello originale e eh, doveva rientrarmi per l'accademia di abilmente non mi è rientrato e non ricordo. Allora possiamo farlo insieme? Sono, abbiamo detto, 17 quadretti, giusto? 17 per 2,54. Chi mi sa dare la risposta? Qualcuno? Vediamo chi è pronto con la calcolatrice, più che altro. Chi ha la calcolatrice, no. il telefono? Qualcuno che ci aiuta? Intanto che 2,54 Sara? Sì, 17 per 2,54 allora allora, allora scusa, tu hai messo tutti i quadretti 40, ecco quindi circa 50 ah. centimetri Marco. e Marco eh, io non lo sento quindi <ride> allora poi ho Mirella che scrive scusa tu hai messo tutti i quadretti interi ma in alcuni disegni ci sono i Quadri con i due triangoli. Assolutamente sì. Cosa sai dire in proposito? Grazie. Allora, semplicemente devi fare la tecnica del triangolo nel quadrato. Quindi cosa vuol dire? Che io prendo... Allora, prendiamo un tessuto chiaro. Quindi questo. Questo non è più quadrato. Ok. Oh Lalla. Così. In questo caso qua consiglio la tecnica americana. Quindi, due colori, eh, sì, se sì, prendevo magari, eccolo qua, che fa più contrasto, così dritto contro dritto, vado a tracciare la diagonale e ci vado a cucire sopra la diagonale. Adesso vediamo se sì, il pennarello ce l'ho. Quindi così. Dovrei fare un po' di pulizia al mio tavolo, eh. Si riesce a vedere bene o c'è veramente tutta confusione qua sopra? Così, per ora l'inquadratura ti salva, diciamola così. Quindi sembra tutto bello allora, in ordine. Vado, cucio, ok? Una volta che hai cucito, giri e hai fatto il quadrato composto. Adesso magari poi lo facciamo quando andiamo in macchina. Quadrato composto così. In questo caso qua poi andrai a togliere completamente. Eh, tutta questa parte qua di tessuto andrà persa perché dovrò eh, tenere solo il quarto di margine di cucitura. Una volta che tu l'hai... Cucito, stirato, non farei altro che posizionare completamente il quadrato composto e andrai a sagomare eh, il cuore. O piuttosto che un'altra figura possono essere le girandole o quant'altro e niente di più. Penso di essere stata chiara anche su questo, però eventualmente via. Sì, allora sì, possiamo passare quindi alla pa fase finale. Perfetto, via a questo punto, qua. Cosa si fa? Dritto contro dritto, così. Se voi avete allineato bene i vostri quadretti, problemi grossi, non ne avete. Aiutatevi a questo punto qua con le pinzette, con gli spilli, quello che volete, ma di fatto dovrò andare a cucire eh, tutti i lati. Chiaramente qua non è possibile farlo, vi faccio vedere un paio di cuciture per poi anche in questo caso qua dovrete eh, finirlo voi. Chiaro che se inizio a cucire in questo verso, ok, dovrò fare tutte le cuciture quindi in verticale, poi farò l'orizzontale. Chiaro? Vado a cucire, posso andare a cucire? Mi sposto e vado alla macchina. Allora Patrizia, chiedo scusa, puoi ripetere cosa stai facendo in questo momento? Allora, in questo stiamo momento stiamo... Esatto, la tecnica è eh, il quilt, o meglio, watercolor quilt. Sto ehm, creando un pannello come soggetto, abbiamo un cuore, e in questo momento lo sto cucendo. Eh, il margine inserito nella macchina è il quarto di inch, quindi 6 mm è quello che io vi avevo già segnalato all'inizio e eh, di conseguenza anche il margine di cucitura è già compreso nel taglio del 2x2, lo ripeto per chi magari non avesse seguito all'inizio questa cosa. Eccoci, quindi ormai siamo arrivati quasi alla fine, giusto, Sara? Sara è troppo attenta e non mi sente. No, scusa! Ma lasciamo finire di cucire. Prendo ancora le mie pinzette, vado e rifaccio un'altra cucitura. Eh, Patrizia scusa eh, chiedeva di rivedere il passaggio precedente con il taglio a triangolo. Ah sì, adesso finisco un secondo il pannello Patrizia e poi ecco. faccio un'altra cucitura. Chiaramente deve essere per forza di cosa cucito tutto in un verso, e poi successivamente si farà l'altro. Se questa parte poi è chiara passo subito ripasso a Patrizia. Eccoci. Ok. Eccoci qua ragazze, quindi quando quando avete finito di cucire tutto questo verso non si farà altro che ripartire ecco perché dicevo le cuciture non possono essere aperte perché chiaramente avrai eh, avrai la tetta sotto che andrà solo da un lato quindi tutte le cuciture dovranno essere eh, stirate bene in un verso una volta che avete eh, avete stirato cosa si fa si riparte così dall'altra parte opposto. Chiaramente io adesso non lo posso fare perché perché non ho ancora tutto cucito, quindi ci vuole un attimino, un po' eh, più di tempo, ma penso che questo passaggio sia proprio eh, elementare, nel senso che anche se non ve lo faccio vedere, eh, non dovreste trovare problemi. In tutti i casi, se c'è qualche dubbio o ma avete bisogno di altre ci possono comunque questo. contattare, assolutamente sì. Allora, faccio un po' di domande, poi per Patrizia, il passaggio lo potrai rivedere perché comunque il corso a distanza ho letto adesso nei commenti di Abilmente, hai la possibilità poi di eh, forse anche di rivederlo. Allora, chiedeva Marcella. Sì. Scusa, io ho una macchina vecchia, allora chiedevo se va bene la misura del piedino normale. Allora, in quel caso lì il piedino normale è il 75. Eh, e quindi il quadretto vuol dire che ti si riduce di più, quindi non, è, mh, non ti dico no, non lo puoi fare, lo puoi fare tranquillamente, però devi essere consapevole che il quadretto quando andrai, quando andrà cucito, si riduce... Mh, allora, aspetta, eh, uh, 75 è di un centimetro e mezzo contro un centimetro e due. Eh, devi pensare 3 mm per 17 quadretti. Ti si riduce sicuramente di parecchio. Alternativa, puoi prenderti eh, la squadra in ince, ti vai a segnare il margine su un, eh, su un foglio e non farai altro che spostare l'ago all'altezza che tu ti sei disegnata. Questa potrebbe essere una soluzione ok poi eh, intanto io sto scrivendo nel commento che se avete bisogno poi di fare altre domande a Sara dopo il corso perché ormai siamo addirittura ad arrivo 5 minuti e penso ecco si qua. collegherà anche Marco eh, mi stanno facendo delle domande Sara se volessi da una foto sì? tipo il mare sviluppare il disegno sui quadrati sai consigliarmi un modo per farlo? eh il soggetto al mare. Lei so prende una foto, da sì? una foto tipo il mare. Sì? Allora, prenditi un bel foglio a quadretti e non fai altro che ehm, pitturare pitturare quei quadretti dando l'intensità di colore che tu mm, pensi di dare. Procurati in questo caso qua dei tessuti sulle nuance degli azzurri, dei verdi, colori del mare, e non farei altro che inserirli come, come ti ho spiegato oggi. Ecco, ultima domanda, a parte vabbè, tutti grazie, grazie, tecnica stupenda, Antonella, molto attenta, <ride> abbiamo fatto? fatto, quindi sono un bel gruppetto penso, sono in due, abbiamo fatto il calcolo di 17 quadretti okay. per due inch. E mezzo e due eh. cinquantaquattro. Eh. Ho gli occhiali ma non riesco a leggere proprio bene bene bene, ma in realtà bisogna calcolare le cuciture, quindi di mezza esatto, ince, vero? assolutamente sì, nel senso che il 2... Sì, infatti ti ho detto circa 50 centimetri perché? Perché in pratica il tuo 2 di fatto hai la perdita di un quarto e un quarto, quindi è un mezzo, quindi arriverai ad avere un quadrato da un ince e mezzo finito. Quindi un inch e mezzo per 17 quadretti hai trovato il tuo uh, mh, la misura del Perfetta, pannello. E esatto. chiaramente poi non farai altro di aggiungere dei bordi se vorrai allargare o quant'altro. Un'idea che do è duplicare questo schema e vi fate un quilt meraviglioso di magari un tris di cuori o quant'altro, un copripiumone, qualsiasi altra cosa. Ok, quindi possiamo dare uh, i riferimenti di dove ti trovano? Allora sì, sì, sì. Allora, il numero, sei pronta? Sì, allora perché il numero... Così poi chiamiamo anche Marco, <ride> perché qua... 351 2 324 io sono disponibile in pratica dalle 9 alle 12 e dalle 2 alle 5 oppure tutti i tuoi progetti li troviamo sul sito della filomania.it c'è cioè tutta la sezione delle box creative i corsi in presenza online e oppure non dimenticatevi che al martedì abbiamo le nostre dirette Ora io non sento, però lo vedo che si è collegato il nostro Sergio. Marco eccolo qua. Quindi io vi saluto intanto e lascio la parola a Marco. Grazie a tutte